Bella a tutti, raga. Bentornati in questo nuovo video dei Cugini di Campagna. Oggi siamo qui ovviamente per il post partita di Milan-Cagliari 3-0, tre bananozze nel cumbalo dei cagliaritani con tutto il bene, ma il 3-0 più che meritato perché è vero che abbiamo sofferto un paio di volte. Donnarumma ci ha salvato un paio di volte e poi Gioppa ha preso la traversa praticamente a porta vuota. Però la partita l'abbiamo dominata, abbiamo strameritato questi 3 punti, strameritato questo punteggio, anzi ce ne siamo occupati molti altri, soprattutto con Suso all'80esimo più o meno. Suso, brutto stronzo, io ti ho al fantacalcio, se avessi segnato avrei pareggiato, invece ho perso malamente, grazie, grazie Susino, grazie, che cazzo di sfumato. Però vabbè, non importa, che dobbiamo fare? Anche perché oggi è arrivato, a parte dopo il primo gol, ha causato proprio da Suso, l'autogol di Cepitelli, dopo un bel tiro di Suso, parata e poi per la carambola su Cepitelli, gol, incredibilmente un gol culo del Milan, non l'avevo mai visto un gol così. Noi di solito li prendiamo questi gol, non li facciamo, però per una volta ci è andata bene. E poi è arrivato proprio lui, il Piqueton, come lo chiamo io, Paquetá, Paquetá, primo gol del brasileño. Con noi, il brasileño fregno, con noi, con la maglia del Milan, questo brasileño che si è adattato benissimo al calcio italiano subito, sempre titolare da quando è arrivato, veramente sorprendente il suo inserimento nella squadra e nel campionato, diciamo in tutto il mondo Milan, come ha detto il grande Ambrosini in telecronaca, pessimo. E insomma, grande inserimento, grande sorpresa per Paquetá che sta giocando sempre meglio, ha già purgato su un bel cross di Calabrone. Calabrone Calabruzio, un saluto a Calabrone Calabruzio, grande cross e Paquetá la spizza con il sinistro, grande gol, no, non è vero, non è un grande gol, però un grande inserimento di Paquetá. Poi arriva il terzo gol, infatti dopo Piontek che si era fumato un gol di fronte a Cragno, aveva provato lo scavetto e Cragno era stato bravo. E perché comunque Cragno è un ottimo portiere, ricordiamo. Poi nel secondo tempo, invece, dopo una specie di carambola, ce l'hanno che non riusciva a segnare nemmeno con le mani. E intanto ci hanno provato in tutti i modi a farlo segnare, ma alla fine, dopo una carambola, arriva lui, piona, l'implacabile pistolero, il cacciatore di taglie, come lo chiama Pellegatti, che la butta nella purga, la spizza di destro, mi pare, non ricordo, beh, insomma, a porta semivuota, comunque l'ha fatta passare in mezzo a un paio di gambe, quindi ottimo. E il pistolero non poteva non purgare stasera, quindi grande pistolero, purga il 3-0. E poi Calhanoglu ancora un altro gol, si è fumato, comunque devo dire Calhanoglu ha già giocato meno peggio del solito, si è fumato 3 gol praticamente, però oggi è stato un po' più nel vivo del gioco, mi è piaciuto abbastanza, a parte qualche errore. E poi Suso, così così, non benissimo, si è fumato quel gollazzo, a parte quella, che sì, oggi invece mi è piaciuto, stranamente, ultimamente stava facendo pietà, ma oggi ha giocato bene, Bakayoko un piccolissimo passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, però comunque una sufficienza piena, se la merita. E poi c'è Donnarumma, a cui devo porgere delle scuse, perché l'ho criticato molto in questi ultimi quest'ultimo anno e mezzo, ma no, come è giusto che sia, come è giusto che uno possa cambiare idea quando, perché comunque, cioè, era normale criticarlo, ha fatto l'ultimo anno e mezzo, ultimo anno, diciamo, abbastanza pessimo, a parte qualche acuto, però ultimamente si sta riprendendo alla grandissima e ci sta salvando il deretano parecchie volte, quindi grande Gigio, se continui così sarò il primo a sostenerti, come sempre, cioè non come sempre, perché lo ammetto, l'ho un po' denigrato, ma secondo me se lo meritava. Certo, non esagerando ovviamente, però adesso ti sostengo. Bello Gigio. Poi Calabria è piaciuto molto, moltissimo. Rodriguez invece non spinge manco, se lo butta, boom, se gli premi l'acceleratore tirandogli uno spintone nel culo, lui comunque non spinge in avanti, non fa un cross, non fa una sega. Però vabbè, che dobbiamo fare? Bene, i due centrali, sì, abbastanza bene. Non ci sono stati gravissimi pericoli, tranne un paio di occasioni per il Cagliari. E per il resto, insomma, ottima partita per il Milan che si porta al quarto posto. Riscavalca Roma, Atalanta e Lazio che l'hanno superata. Però riscavalca queste 3 squadre, ma la lotta dell'Europa League si infittisce, si fa sempre più dura e avvincente. Vedremo chi la spunterà. Per oggi è tutto. Se avete cosa pensate, like al video, iscrivetevi al canale. Bella regala.